Daniele Concetti, segreteria Filea Ancona. Buongiorno a tutti. Ringrazio questa numerosissima platea di presenti e l'intera organizzazione che mi ha dato l'onore di intervenire in un'occasione importante come questa. Io sono Daniele Boccetti, sono uno dei responsabili di una categoria, la Fillea, la categoria degli edili e più in generale il settore delle costruzioni, ma per almeno un paio d'anni ho avuto il privilegio, a fianco di Raffaella Angalone, che è qui presente, di seguire l'ufficio immigrati. Questo non fa di me un conoscitore della materia, né un esperto, ma per l'esperienza avuta e per le realtà territoriali seguite, posso dire di non essere completamente digiuno sul tema. Io credo che l'immigrazione possa considerarsi ormai un fenomeno che è qualcosa di integrativo e strutturale nella nostra società, e questo significa che è integrativo e strutturale anche dell'organizzazione nella quale ci riconosciamo. Il dibattito delle ultime settimane sullo Ius Soli sembra indicare che sui temi dell'immigrazione ci sia un'attenzione crescente e sembra indicare come il dibattito incontro ad alcuni diritti non rimanga all'interno di circoli considerati esotici, ma sia ormai di dominio pubblico. Per questo e per altri motivi ritengo che chiunque si appresti a fare il nostro lavoro debba avere nella famosa cassetta degli attrezzi, oggi più che prima, un bagaglio di conoscenze tali da dare risposta alle decine, centinaia, migliaia di lavoratori migranti che si avvicinano al nostro sindacato. Nei cantieri edili, quelli rimasti, ci sono una miriade di lavoratori di nazionalità diverse che lavorano braccio a braccio e che ci pongono fortemente i loro disagi, i loro problemi, tutto ciò che è legato ai ritardi e alle inadempienze burocratiche. Si pensi che a livello provinciale la Fillea di Ancona ha 520 iscritti immigrati su 1800, che corrisponde a una percentuale di circa il 30%, i dati sono di aprile. Si pensi che tra i nuovi iscritti i lavoratori migranti sono circa il 20%, e badate bene che il dato è in calo rispetto a quello che era negli anni precedenti. Assistiamo quindi a un cambiamento di pelle nel settore che negli ultimi anni era stato sempre composto da lavoratori stranieri, ma che ora per effetto della crisi registra una piccola inversione di tendenza. Siamo la categoria della CGL provinciale dove si concentra il maggior numero di migranti in termini percentuali e secondi soltanto alla FIOM in termini assoluti. Questi numeri mi portano, ma dovrebbero portare tutti noi, a una serie di valutazioni. La prima è che nel percorso formativo di ciascuno di noi debba esserci, nella crescita sindacale e professionale, un'attenzione ai temi dell'immigrazione. Un dirigente, un funzionario e anche un delegato devono conoscere la durata dei permessi, i tempi per le pratiche, il funzionamento dei ricongiungimenti familiari e le lungaggini delle pratiche cittadinanza. Chiunque si prefigge di rappresentare non può offrire una rappresentanza mutilata, non può offrire una rappresentanza nazionale. E questo mi porta immediatamente alla seconda considerazione. È importante, considerati i numeri espressi, che questi lavoratori trovino la giusta collocazione all'interno dell'organizzazione. L'elenco degli interventi sta a dimostrare quanto ricco sia il patrimonio di delegati, funzionari e dirigenti migranti nella nostra organizzazione. È evidente che alcuni settori merceologici si sono adoperati per eleggere delegati stranieri, mentre in alcuni siamo ancora in ritardo, a cominciare dalla mia categoria a livello provinciale. E se è vero questo, è vero anche la terza e ultima considerazione. Il patrimonio che danno i nuovi cittadini non si può disperdere né può essere sprecato. Qui però la sfida si fa più sottile, c'è bisogno di un cambio di mentalità e di una rivoluzione culturale. Si registra troppo spesso una sottovalutazione, una svalutazione del lavoratore straniero come mere braccia da utilizzare. Beh, amici e colleghi, questo non fa il paro con i titoli di studi che hanno i tanti lavoratori e forse anche qualcuno presente in sala e con le medie nazionali che ci dimostrano che mediamente i lavoratori dipendenti stranieri hanno titoli di studio superiori a quelli di noi italiani. Io non so qual è il livello di scolarizzazione di molti nostri dirigenti, ma sono sicuro che nel corpo della nostra organizzazione e nella mia categoria ci sono giornalisti che fanno i muratori, laureati che fanno i facchini e tanti altri esempi che potrei produrre ma sui quali non ho tempo di soffermarmi. E se questo è,
La CGIL deve farci i conti, non può fare finta di nulla. La rappresentanza ha senso se si fa carico delle istanze di coloro che si assistono, se le si vive e se le si condivide. E quindi tutto questo sta in piedi se si predispongono le legittime rivendicazioni sindacali e contrattuali. Ed esse vanno declinate a tutti i livelli, dalla contrattazione aziendale a quella territoriale a quella nazionale. La nostra categoria ha intercettato prima di altre le tendenze in atto. Nella nostra categoria c'erano i migranti, quando ancora nel settore industriale in senso stretto c'era una predominanza assoluta di italiani e quando per il resto degli impianti fissi la migrazione aveva tutt'al più una dimensione regionale, dal nord al sud Italia. Non voglio dire che siamo avanti, ma voglio dire che abbiamo affrontato prima certe tematiche. E la prova più evidente a livello di edilizia è che tra le prestazioni extracontrattuali indennizzate dalla cassa edile regionale c'è il ricongiungimento familiare. Le prestazioni extracontrattuali della cassa edile, che è un ente di assistenza e mutualizzazione per il settore dell'edilizia, si contrattano provincia per provincia e regione per regione e danno ai lavoratori una serie di assistenze, prestazioni odontoiatriche, prestazioni oculistiche, eccetera. Da noi viene riconosciuto all'edile straniero che porta la sua famiglia in Italia un premio di 1.500 euro. Attenzione, perché non è soltanto importante il valore economico, ma è determinante il valore politico di questa prestazione. In alcune realtà territoriali, alcune casse edili non distanti dalla nostra provincia hanno inseguito per anni, per poi portarla a casa, una giornata pagata dall'ente bilaterale all'anno per il disbrigo delle pratiche per il permesso di soggiorno. A livello nazionale, nelle diverse piattaforme per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro, si sono avanzate rivendicazioni sindacali finalizzate ad accorpare ferie e permessi per fare in modo che i lavoratori comunitari e extracomunitari avessero diritto a un soggiorno prolungato presso le loro case durante le ferie estive o natalizie. La Fillea, in ogni modo, esprime addirittura un componente di segreteria nazionale che è straniero, un laico. Tra l'altro, il compagno segue la contrattazione nazionale per i lapidei, che neanche a dirlo è l'unico contratto che è stato firmato nel settore. Pertanto i lavoratori migranti devono dire la loro e devono darci una mano a capire quali sono le loro istanze, a portare avanti la contrattazione e a darci gli indirizzi giusti per fare in modo che le battaglie politiche e di civiltà vengano portate a termine. La crisi può e deve essere un momento di riscrittura delle regole, un momento di ripartenza. Se le aziende non vogliono darci i soldi nei contratti nazionali, almeno ci vengano dietro sui principi. Con i problemi di liquidità che ci sono, magari finiscono per cedere qualche pezzo da qualche altra parte. Ora, mentre io intervengo, nella mia città, Fabriano, ospitiamo una manifestazione, anche quella regionale, di Casa Pound, un ritrovo di forze e personaggi sedicenti fascisti che partono dal lavoro e dalla crisi per lanciare un messaggio che è assolutamente antitetico al nostro e assolutamente pericoloso. Penso di non sbagliare se lo semplifico in questa maniera. Penso di poter dire che la loro idea sia sostanzialmente questa, che non c'è posto per gli stranieri e che mentre noi perdiamo il lavoro non possiamo permetterci di assistere anche loro e che sostanzialmente gli stranieri debbano andarsene a casa loro. Oggi e non prima si tiene questa manifestazione e si danno questi messaggi. Badate, la crisi, la disperazione, l'emarginazione aiutano a far circolare certe idee. La crisi aiuta chi vuole dare vie d'uscita semplici, chi non ha tempo per il ragionamento, chi parla alla pancia delle persone, aiuta chi ci mette, chi ci vuole gli uni contro gli altri. Io credo che la scelta dei tempi e la scelta di un distretto dilaniato dalla crisi come quello di Fabriano non è affatto casuale. E sono convinto che invece noi dobbiamo sforzarci di più per lanciare un messaggio che è assolutamente di segno opposto. I diritti degli stranieri costituiscono una precondizione dello sviluppo di tutti, così come i diritti di uno sono legati a quelli di tutti gli altri. In questa organizzazione non trova cittadinanza qualsiasi logica divisiva, qualsiasi logica atta a togliere qualcuno a qualcuno per dare a qualcun altro. Uno Stato che alza il livello di civiltà, uno Stato più accogliente, è una risorsa per tutti quanti noi. Grazie.